Chiederei all'ingegnere Andreola di stare nei tempi. Bene, buongiorno a tutti. La mia presentazione deriva da una collaborazione tra la Università con il gruppo Escavazioni Baroni, da cui è scaturita una tesi di laurea di ingegneria ambientale. Lo scopo dello studio deriva anche dalla mission da questa azienda, quella di commercializzare materie prime per l'industria ceramica, nello specifico argille e sabbie. Quindi ha voluto valorizzare un'argilla locale, dimostrandone le capacità tecniche per ottenere piastrelle altamente sinterizzate. La filosofia è stata quella di formulare impasti a chilometro zero, questo vuol dire favorendo l'utilizzo di materie prime sia naturali che del recupero locali e quindi ottenere un prodotto a minor impatto ambientale da inserire nell'ambito della green economy e con la possibilità di avere un'etichetta ecologica tipo l'ecolabel o partecipare, come è stato spiegato prima, a certificazioni energetiche del tipo LEED per gli edifici. Quindi il lavoro è stato svolto in due fasi, una prima fase nei nostri laboratori dove si è proceduto alla caratterizzazione di tutte le materie prime utilizzate, in questo caso la materia prima argilla Samone, un'argilla locale del nostro Appennino. E, come potete vedere dall'analisi chimica, presenta una composizione in linea con quella delle argille per cottura rossa, e percentuali elevate di silice alumina, si può vedere la presenza di un'elevata percentuale di ferro e anche un 5% di carbonati che derivano dalla presenza di calcio e magnesio. E questo si può anche confermare dall'analisi mineralogica, come potete vedere lo spettro, con presenza di quarzo, e ematite, ossido di ferro, carbonato doppio di calcio e magnesio, dolomite, e come frazione plastica clorite e caolinite e alcune miche. Dall'analisi mineralogica, dall'analisi granulometrica si evince che questa argilla ha una distribuzione di tipo gaussiana con un valore di diametro medio all'intorno dei 4 micron, cioè abbastanza fine. Per quanto riguarda le proprietà termiche, sono state eseguite analisi termoponderale TG e analisi termica differenziale DTA che mettono in evidenza la variazione del peso in funzione della temperatura associati a eventi di tipo endotermico che si presentano come la perdita di acqua igroscopica, la deossidrilazione dell'argilla, cioè la perdita dell'acqua strutturale è a 547 gradi, la decomposizione dei carbonati presenti e l'inizio della dissoluzione del quarzo e fespati presenti nell'argilla. Da studi termici in laboratorio si può evincere che il range tra 1150 e 1200 è quello proprio dove l'argilla avviene la sua sinterizzazione, raggiungendo valori di ritiro vicini a 7 e un assorbimento molto basso. Per quanto riguarda le proprietà colorimetriche, come abbiamo detto, questa è un'argilla locale, argille che sono con un elevato contenuto in ferro, quindi voi potete vedere che la colorazione che espleta dopo cottura è molto oscura. Quindi i parametri colorimetrici L, che indica la luminosità, ha dei valori bassi e ancora durante cottura questo valore chiaramente si abbassa. Per quanto riguarda le altre materie prime che sono state utilizzate per preparare questi impasti, l'altra argilla è un'argilla un po' più refrattaria, un elevato contenuto in silice alumina. Vedete, quasi non ha ferro, un contenuto molto più basso,
e questa argilla anche non presenta quasi la presenza dei carbonati. La savia è una savia quarzosa fespatica con fespati di sodio e potassio e i materiali di recupero che sono stati pensati per queste formulazioni sono i rotami di vetro, non mi sto a dilungare. Noi abbiamo utilizzato la frazione, chiaramente che non va in vetreria, la frazione di vetro che deve essere trattata e bonificata. L'altro scarto utilizzato è stato un aggregato industriale che deriva dal trattamento fisico e meccanico, cioè la maturazione, separazione dei metalli, baliatura delle scorie di inceneritore. Dopo questi trattamenti si ottiene un materiale inerte. Non è un rifiuto, questo è un end of waste, viene commercializzato e ha diverse granulometrie. Con questi materiali sono stati realizzati delle formulazioni e sono state cotte in laboratorio e qua presento le curve di greificazione, cioè assorbimento e ritiro in funzione della temperatura. La composizione A è la nostra composizione base con un 30% di argilla locale e le composizioni B e C contengono il vetro, le composizioni D e E contengono l'aggregato e la F è la composizione con un aumento di argilla locale che era, diciamo, lo scopo. Quindi i grafici si può vedere, questa è la curva che corrisponde all'assorbimento, come le nostre formulazioni sono migliorative rispetto alla miscela base A e da un punto di vista del ritiro anche in questo caso abbiamo un aumento di ritiro. Quindi per quanto riguarda la colorimetria, sia l'aggiunta di questo aggregato che abbiamo detto ricco in ferro che un aumento dell'argilla, in questo caso abbassa la luminosità. Nell'ottica di utilizzare una maggiore percentuale di argilla locale, si è voluto verificare con uno studio reologico l'effetto sulla fluidificazione dell'impasto. Cosa vuol dire? Nell'industria ceramica vengono preparati le piastrelle sotto forma di macinazione ad umido delle materie prime, quindi la viscosità in una fase come quella di macinazione è un parametro critico. Quindi sono state realizzate curve di defloculazione dove si può vedere per l'impasto A, cioè la formulazione base, che il valore di defloculante minimo è 0,2 e lo stesso succede con l'impasto con maggior quantità di argilla. Per quanto riguarda le prove che sono state eseguite in azienda, qua riporto soltanto quelle di greificazione, si vede un miglioramento con la curva della percentuale D con l'aggregato, potete vedere che si può cuocere a temperature più basse fino a 1195 e per quanto riguarda la G con un 45% di argilla abbiamo un plateau che questo indica una non variazione dimensionale, quindi una stabilità maggiore della miscela con la temperatura. I risultati delle prove meccaniche sono molto buoni e per ultimo faccio vedere questo, diciamo, mi sembra interessante discutere le prove di ecocompatibilità. Sono riportati sia per la formulazione con l'aggregato industriale che deriva dalle scorie che l'impasto con le materie prime naturali contenente il 45% di argilla. E voi potete vedere che non c'è quasi una variazione, quindi una buona ecocompatibilità
i test sono stati seguiti secondo la normativa e qua voglio aprire un piccolo dibattito, non in questo momento, però la normativa attualmente non prevede delle prove dei test d'eccezione per materiali che sono stati prodotti con degli scarti o rifiuti. Noi per quello ci siamo ricondotti alla normativa che prevede il test per i rifiuti granulati e quindi questo volevo sottolineare. Le conclusioni sono quelle che ho detto prima, la formulazione con un 45% di argilla ha dato dei risultati molto interessanti perché permette cuocere a temperature più basse, quindi un risparmio energetico, un risparmio di materie prime naturali e che questo ricade anche in una riduzione di costi di estrazione di materie prime e di trasporto. Io ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie.